Buongiorno Carlo. Buongiorno caro Elia, buongiorno, lieto di rivederti. Come promesso, eccoci qua, pronti per la seconda puntata, chiamiamola così. Fuori onda ci siamo detti di cosa parliamo oggi e ci siamo resi conto di qualcosa di un po' incredibile, cioè che gli argomenti sono così tanti che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Praticamente ogni giorno ce n'è una, ma so che tu avevi in testa qualche argomento che consideri un po' più importante degli altri. So che hai fatto anche un sondaggio, Carlo, hai Semplicemente chiesto un po' in giro. noi ci saremmo dovuti incontrare ieri qui su OBS, però poi c'è stato un rinvio e quindi su internet ho chiesto così a qualche amico se avevano un pochettino delle idee, qualche consiglio da darci. E effettivamente molto converge sulle problematiche immediate, quelle della contemporaneità più recente. Quindi la presa di posizione di Bergoglio sulla messa in latino e effettivamente anche il DDL Zan, così come viene chiamato, e qualche altra argomentazione di contemporaneità come la questione del Covid, vaccini. Devo dire c'è stata anche qualche richiesta più orientata alla preghiera, come delle nozioni sul rosario. E effettivamente la tensione è tanta, ogni giorno ci sono degli interventi da parte di autorità o sedicenti autorità intente a minare l'ordine sociale, a minare la stabilità degli individui, e quindi ovviamente le preoccupazioni sono abbastanza diffuse in persone che hanno una particolare sensibilità. Poi ci sono anche gli indifferenti e barra o gli indifferentisti, ma quello è un altro discorso. Ecco, ma tutti questi argomenti mi pare che hanno un filo conduttore, dal DDL Zan all'ultima iniziativa di Bergoglio al discorso del vaccino, che io tecnicamente non definisco nemmeno vaccino, rosario, preghiera, eccetera, eccetera. Che cosa, Carlo, a tuo avviso, se come la penso io naturalmente, tutte queste cose sono collegate. Come si collegano tra loro? Ma sicuramente il collegamento è unico, ha un'origine atavica, ce ne parla il libro storico del Genesi, la Sacra Scrittura, quindi tutto deriva dal famoso Non serviam di luciferina memoria, quindi una reazione contro quello che è l'ordine di Dio, che parte dall'ex angelo della luce, poi divenuto Satana, il diavolo, il diavallo, il separatore, l'accusatore o come vogliamo chiamarlo, e purtroppo quindi c'è un'origine che si trascina nell'arco di tutta la storia. Ordinariamente è lo spirito di ribellione, lo spirito di menzogna, lo spirito di indipendenza. Ma ribellione da cosa? Ribellione da quelle che sono le leggi di Dio. Ma perché? Perché le leggi di Dio sono le leggi del Creatore, quindi sono le leggi di natura che ordinano l'universo, è la legge eterna che è Dio stesso ed è il diritto divino che regola tutta quella che è il rapporto, tutto quello che è il rapporto dell'uomo con Dio nello specifico e anche l'aspetto morale. Questa ribellione, quindi l'aspetto della ribellione, ovviamente lo stiamo affrontando in maniera molto molto rapida. E poi c'è l'aspetto quindi della disobbedienza, ovviamente, c'è l'aspetto della menzogna, ma la menzogna rispetto a cosa? Se c'è una menzogna deve esserci per forza una verità. E la verità non è più verità, non ce ne sono più di una. La verità è una, specificatamente Dio, ma poi per ogni singolo argomento c'è quella verità che viene da Dio. E deve essere rispettata, deve essere osservata, deve essere più che rispettata, deve essere riconosciuta per tale dal nostro intelletto.
Purtroppo, quindi siamo partiti dall'origine, ho fatto un excursus abbastanza lontano, non per essere prolisso, ma questo spirito di menzogna, questo spirito di ribellione, questo spirito di disobbedienza, questo orgoglio, questo spirito di orgoglio, un po' come diceva San Pio X nella Pascendi Dominici Gregis a proposito dei modernisti, il modernismo come origine ha due mali, l'ignoranza unita all'orgoglio, alla superbia. E quindi questo spirito di orgoglio che poi fa sì che l'uomo, anche colto, sia in realtà ignorante e viene trascinato nei secoli. Prima del cristianesimo sicuramente ci sono stati tanti interventi di Dio, anche degli interventi molto brutali. Era nel suo diritto, è nel suo diritto, differentemente da chi sostiene che Dio è eminentemente misericordia, è solo misericordia. In realtà quella è una forma un poco grossolana di misericordismo che non ha nulla a che vedere con quello che è il pensiero e con quella che è l'azione di Dio. E andando avanti nell'arco dei secoli, quindi ci sono stati dei tremendi castighi e soprattutto il popolo eletto, che era il popolo ebraico, no? E quindi Israele, fino poi alla passione e morte di Cristo, perché successivamente loro diventano, la devo sintetizzare, i talmudisti, e Israele è la Chiesa, il popolo di Cristo, il vero Israele. E quindi ci sono stati tutti questi interventi per cercare di raddrizzare il cammino dell'uomo. Purtroppo, non tutti gli uomini, anzi, c'erano dei tempi in cui l'osservanza era molto maggiore. Nell'andare avanti dei secoli, questo spirito di ribellione, questo spirito di cattiveria, di orgoglio, di superbia, di menzogna, di indipendenza dal Creatore è andato manifestandosi in varie sette, come per esempio nella setta dell'islamismo e come per esempio in vari scismi, in varie eresie e così via, fino ad arrivare purtroppo al punto cruciale che, come dicevamo anche l'altra volta, è stata la riforma luterana. E da lì è stato distrutto il principio di unità che c'era nell'Europa cristiana e sono sorti tanti altri mali che sono stati esportati anche all'estero, quindi con la rivoluzione americana, la distruzione anche di quella che era una mentalità sana, fondamentalmente ricca di difetti per quel che riguarda il Nord America, ma comunque era una mentalità orientata e sensibile al diritto naturale, no? Cosa che invece purtroppo la mentalità della ribellione, della rivolta, lo spirito di Satanasso che si incarna in questi individui, in queste organizzazioni, vuole distruggere in ogni contesto. E purtroppo, ora scusami se sono stato abbastanza superficiale, casomai grossolano, però non posso scendere nei dettagli nel breve tempo a disposizione. E quindi arriviamo poi all'epoca contemporanea. L'epoca contemporanea è un'epoca che viene dalla rivoluzione massonica francese, e ancor prima dalla rivoluzione massonica inglese, viene comunque dallo scisma, dall'eresia anglicana, viene dal risorgimento in Italia, cosiddetto risorgimento, che in realtà altri non era, ma per parola degli stessi fautori, un risorgimento del paganesimo, no? Arriviamo poi purtroppo all'evento più funesto che ha caratterizzato non solo la storia recente, ma la storia di tutta l'umanità, che è stato il Vaticano II, e che quindi non con la fondazione di una falsa chiesa, diversamente da quello che molti sostengono, sbagliando, ma con l'usurpazione all'interno della Chiesa, di quella che è l'autorità, quindi con l'occupazione da parte dei modernisti della Chiesa, ha sfornato quella che è la radice di tutti i mali della contemporaneità, ovvero lasciare l'uomo senza difese soprannaturali, distruggendo quello che era il sacrificio della messa e tentando di distruggere e sostituendolo su larga scala con un rito ecumenico neopagano, che sarebbe la riforma di Montini, detto Papa
Paolo VI, sostituendo quella che è la morale con l'opinione, con il sentimento, no? Quindi non esiste più una morale assoluta, ma esiste un sentimento personale, una particolare passione da cercare di mitigare in maniera più così semplice, in maniera senza però sopprimere quelle che sono le passioni disordinate. Quindi la cancellazione anche del principio stesso di peccato, sempre nelle loro pretese, per non parlare poi del punto di vista dottrinale, dove ormai. Sì, certo, anche i modernisti delle volte dicono qualcosa di corretto, un po' come un orologio rotto segna l'ora esatta 2 volte al giorno, ma ripeto, non sto facendo un'invettiva dettata da qualche forma di risentimento o di cattiveria, per l'amor di Dio ci mancherebbe altro, è anche molto triste parlare di questi argomenti. Comunque, per sintetizzare, tu domandi da che cosa viene questo male, viene da Satana. Viene da Satana e da chi sceglie nei secoli, nei giorni, nei mesi, negli anni, nei minuti, nei secoli, sceglie di servire Satana piuttosto che servire Dio, no? E questo può, ovviamente, quando a servire Satana sono i governanti, siano essi governanti o pseudotali all'interno della Chiesa o governanti di nazioni, di regioni, di province, di comuni, beh, allora poi è tutta la collettività ad essere penalizzata, no? Maggiore è la responsabilità di governo, maggiore è l'influenza e maggiori sia a livello quantitativo che a livello qualitativo sono i danni che questi soggetti procurano alla collettività, che adesso è senza difese, parliamoci chiaramente, una signora anziana degli anni 30 e conosceva il catechismo, aveva l'infarinatura del catechismo, loro la chiamavano la dottrina, andiamo alla dottrina, ed aveva le autodifese, cioè se una persona o se uno pseudo governante voleva propinare loro un qualcosa di sbagliato moralmente o di sbagliato dottrinalmente, nel 99% dei casi se ne accorgevano e c'era una forma di reazione, no? Talvolta la reazione era sbagliata, però comunque sia c'era una forma di resistenza a queste iniquità. Oggi non è più così, oggi le persone non hanno la benché minima idea di cosa sia il cattolicesimo, purtroppo, non sono distratte da tanto altro, ma lo dico con una punta di amarezza e anche di pentimento, perché è capitato anche a me, cioè tanti anni fa io non seguivo, non studiavo la dottrina cattolica, quindi ero distratto da altri argomenti, no? Non hai più difese. Colpevolmente, perché in questi casi l'ignoranza è sempre colpevole, tuttavia non hai più difese, quindi sei vittima poi di tante, tante, tante mostruosità, barbarie, soprusi, idee sbagliate che si ripercuotono nella vita tua, della tua famiglia e del lavoro. È un disastro. Però siamo sempre ottimisti, il pessimismo non è cristiano. Ma tu hai riassunto in maniera direi molto chiara, perché hai trovato il filo conduttore che lega tutti questi eventi, queste situazioni, quello che sta accadendo. E l'hai trovato questo filo conduttore nello spirito di ribellione, di rivoluzione, Sì, aggiungo io, è lo stesso, quello è. di disobbedienza, menzogna, orgoglio, ignoranza, e sembra quasi che noi non abbiamo armi, tra virgolette, a nostra disposizione. Infatti io vedo in giro e ascolto, vedo in giro appunto una certa rassegnazione. Io non la vedo così, non la vedo assolutamente così. È vero che a noi mancano dei punti di riferimento, anzi dopo magari ti chiederò chi potrebbero essere i nostri punti di riferimento, ma noi non utilizziamo le armi a nostra disposizione e non è il caso di farsi prendere dallo sconforto. Questo è il mio pensiero. E poi tu hai parlato di altre cose importanti, la preghiera, il rosario, l'importanza, la funzione di entrambi. Quindi, Carlo, è il caso che noi abbiamo, come dire, un sentimento di sconforto, è il caso che noi riscopriamo delle armi, tra virgolette, che abbiamo a disposizione. Cioè, che cosa in realtà è
è il caso di fare, che cosa è opportuno, anzi che cosa è necessario, che cosa è indispensabile fare, altrimenti veramente si viene presi dallo sconforto. Sì, rispondo per gradi, per punti. Indispensabile, ciò che è indispensabile da fare ce lo dice Gesù. Gesù dice, se vuoi essere mio amico, se tu mi ami, osserva i miei comandamenti. Quindi quello è indispensabile. Ora, quali sono i comandamenti di Gesù? I comandamenti di Gesù sono innanzitutto i due principali che lui conia, decreta, sentenzia, e sono l'amore per Dio sopra ogni cosa e l'amore per il prossimo. Alla domanda che viene posta a Gesù in più di un'occasione, maestro, che cos'è l'amore? In cosa consiste l'amore? La risposta di Gesù è sempre la stessa. L'amore consiste nell'osservare la volontà di Dio. Perché? Perché se si osserva la volontà di Dio si fa bene ogni cosa. Ma questa volontà di Dio che cos'è? Quindi dobbiamo introdurre un altro argomento che la modernità ha cancellato, tende, ovviamente non può cancellare nella sua essenza, ma tende a nascondere, a cancellare dalla mente degli individui. È Dio. Quindi Dio è una persona, è un essere personale. Il Dio cattolico, quindi il vero Dio, è un ettrino, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, che sono tre persone differenti. Ora, queste tre persone hanno la volontà, no? Quindi, nel momento in cui Dio impone, comunicandole, quelle che sono le sue volontà, beh, l'uomo le ha raccolte, c'è chi le ha trascritte, c'è chi le ha tramandate, c'è chi per autorità stessa di Dio le ha correttamente interpretate. Quindi è molto semplice, la persona sensata per fare la volontà di Dio cosa deve fare? Basta che osserva il catechismo. La risposta è semplice, ora non è facile, certamente, perché la religione cattolica, che se ne dica, è la religione più difficile da osservare, perché è una religione completa, è la religione vera, quindi abbraccia tutti gli aspetti della vita umana, del rapporto dell'uomo con Dio e del rapporto dell'uomo con gli altri uomini e con se stesso e con se stessi. Il catechismo affronta l'aspetto soprannaturale, quindi l'ordine soprannaturale delle cose, ma affronta anche l'ordine naturale, l'aspetto naturale delle cose. Ci sono degli ottimi commentari che spiegano come osservare la volontà di Dio, degli ottimi commentari al catechismo. Ricordiamo, uno dei migliori è quello che, per grazia di Dio, io ho conosciuto tramite l'Istituto Mater Boni Consili, che è quello commentato da Padre Dragone, no? Che è una versione comunque preconciliare, loro l'hanno ristampata in copia anastatica. E la persona che è a senno, anche leggendo una paginetta al giorno di questo catechismo, no? Senza togliere quindi altri impegni a doveri di Stato, quali possono essere comunque sia il lavoro, la famiglia, il mantenimento dei figli, l'educazione, ma questo è basilare, non è una cosa che va oltre o che va a distogliere, sarebbe prioritario, però visto che il mondo contemporaneo va veloce, visto che ci sono tanti problemi immediati, alla sera, invece di guardare la televisione, leggere qualche paginetta del catechismo di San Pio X commentato, si fa la volontà di Dio. Quindi elemento fondamentale. Certo è che se i preti, sedicenti tali, perché a parer mio non sono validamente ordinati nell'ambito del modernismo, ovviamente non è una mia opinione, spero di non scandalizzare nessuno, purtroppo non dicono queste cose, non fanno menzioni ordinariamente, loro espongono un pensiero sociale, sociologico, provano a dispensare dei consigli pseudo-psicologici, ma alla fine poi è una psicologia spicciola da bottega, non è una psicologia filosofica, teologica, fondata sulla conoscenza dell'ordine naturale, dell'ordine soprannaturale, fondata sulla conoscenza dell'animo umano e della teologia morale. Espongono dei concetti spiccioli, è più o meno come fare una discussione al bar, no?
può cambiare il luogo, può cambiare la solennità, ma più o meno le scemenze che vengono dette sono le stesse. E quindi, intanto, quindi, primo punto, non voglio diventare prolisso, però giustamente se tu mi fomenti, sai che io sono uno che poi parla tanto. E Ma in quindi. questo caso va bene, vai tranquillo, vai, vai. grazie. E poi ci sono tante altre cose da fare. La preghiera, sì, è vero, la religione cattolica è difficile, però Dio ci ha promesso le grazie necessarie a superare ogni difficoltà, no? Quindi ci sono persone che hanno dei problemi molto, molto più pesanti di quelli che ho io. Ma evidentemente perché Dio ritiene che io non ho il carattere probabilmente per superare quei tipi di problemi. A queste persone Dio dispensa delle grazie molto più importanti, evidentemente rispetto a me, me ne dà un po' meno per riuscire a superare i piccoli problemi della mia vita quotidiana. Poi al momento opportuno Dio, che non è un sadico, sa che grazie dispensare, ma quando vedi le persone maledire Dio, perché hanno avuto una disgrazia, no? Casomai capita delle volte. Io prima parlavo un po' di più con le persone in giro. E senti che maledice Dio. Ah, Dio mio, Dio, per non dire bestemmia, no? Se con garbo, senza puntare il dito, perché dobbiamo puntare il dito innanzitutto contro noi stessi, io parlo per me. Fai una domanda, dici, ma perché? Che cosa sta succedendo? Ah, perché Dio, Dio, Dio. Dico, scusa, ma tu preghi Dio? Ah, no. Ah, ho capito, benissimo. E allora cosa vai cercando? Ho capito. Cioè, sì, la storia ci insegna che quando una persona inferiore andava da una persona superiore per ottenere un favore, lo pregava, no? È capitato in tutte le epoche. Basti pensare che oggi, detto in maniera spicciola, e che non c'entra niente con i discorsi aulici e i buoni intenti, ci sono i lecchini, no? Chiamiamoli così, lacché, che vanno, si comportano in una maniera meschina per ottenere qualche piccolo privilegio, qualche fa. Quella è una forma, umana, terrena, miserabile di preghiera nei confronti di chi ha un potere superiore e può dispensare dietro appunto leccata. Un qualcosa di buono o qualcosa di utile per chi va a chiedere questo piacere. Beh, allora figuriamoci se una persona non deve pregare per Dio, no? Noi dobbiamo tutto a Dio. L'ordine della creazione, la nostra vita, i nostri pregi e anche i nostri difetti, no? Parlo naturali, non ciò che riguarda il nostro peccato, quindi i nostri difetti dell'animo. Dobbiamo tutto a Dio, dobbiamo tutto a Gesù che si è sacrificato in croce per la nostra redenzione, la redenzione del genere umano. Allora perché non pregarlo? Allora perché l'uomo moderno si ricorda solo di maledirlo nel momento della disgrazia? Beh, ma se non l'hai pregato prima di ottenere buona sorte, e cosa vai cercando adesso? È quello che ti sei meritato. No, ma io parlo anche per me, cioè quando dico queste cose metto me al primo posto, perché tutti credo siamo dei miserabili. E dobbiamo fare ammenda. Sì, una mi riallaccio un po' a quello che stavi dicendo. Una delle frasi che io sento di più, non solo in questo periodo, ma già in precedenza, è che Dio ci ha abbandonati. Io faccio Oh. notare che è esattamente il contrario. Quindi noi abbiamo abbandonato Dio e non Dio ha abbandonato noi. Piccola precisazione, Carlo. Ecco, allora, dicevamo Bergoglio, DDL Zan, l'altra cosettina che impera in questo periodo. Ci dici qualcosa su questa iniziativa di Bergoglio, in che cosa consiste e quali danni può fare e certamente farà? Allora, l'iniziativa di Bergoglio l'ho rapidamente letta, non il motu proprio in sé, ma la lettera di presentazione ai vescovi, che lui anticipa e fa accompagnare appunto al motu proprio, fa introdurre il motu proprio con questa lettera. Intanto ci sono alcuni punti. Come si diceva prima, l'orologio rotto segna l'ora esatta 2 volte al giorno. Ora, Bergoglio, con il dovuto rispetto umano,
non nel senso di rispetto umano in quanto peccato, ma con la giusta moderazione, i giusti criteri di prudenza, è opportuno dire che lui di cattolicesimo non sa niente, o quasi niente. È evidente perché il cattolicesimo, come si diceva prima, è scritto. All'obiezione che ti fanno, tu pretendi di avere la verità in tasca, la risposta è sì, prendi il catechismo di San Pio X. Glielo fai vedere, dici no, non ce l'ho in tasca, ce l'ho in mano perché questa è la verità. Allora, quando lui affronta determinati argomenti, di qualsiasi argomento, e gli parla, c'è l'errore, c'è un errore. Lo vai a confrontare con quella che è la dottrina cattolica riassunta nel catechismo e ti rendi conto che c'è l'errore. Poi lo vai a confrontare con i trattati di teologia, ti rendi conto che è in errore. Lo vai a confrontare con i compendi, dipende dal tempo che una persona ha, dal lavoro che una persona fa, da quelli che sono i doveri del suo stato, no? Quindi se una persona è un teologo, i doveri del suo stato sono quelli di fare bene teologia. Se uno è un elettricista, i suoi doveri di stato che piacciono a Dio sono quelli di fare bene l'elettricista, però di conoscere il catechismo quantomeno negli elementi principali. Allora, Bergoglio dice spesso e volentieri, quasi sempre, devo dire, e anche quando dice qualcosa di corretto, c'è sempre poi un errore nei paraggi o c'è un'intenzione sbagliata, dice cose non cattoliche. Ci ho premesso e quindi preghiamo per lui, casomai per la sua conversione. Ovviamente io non lo chiamo Papa Francesco, perché per un pontefice per essere tale deve essere cattolico, ovviamente, cioè questa è l'ABC. Deve fare il bene della Chiesa, altrimenti il nostro Signore non si unisce ad un soggetto che non ha nell'interesse il bene della Chiesa, ma ha nell'interesse qualche altro bene che non è quello della Chiesa. Altrimenti sarebbe Gesù stesso a divulgare l'errore. Questo proprio è l'ABC, è basilare, insomma. Possiamo rimandare alla Pastor Eternus, del Vaticano I, che parla di questi argomenti in maniera dettagliata. Allora, lui adesso in questo motu proprio che cosa fa? Da quello che mi sembra di aver capito, anche perché non ho approfondito, sono stato molto impegnato sul lavoro, lui abolisce il precedente motu proprio di Benedetto XVI, o meglio di Ratzinger, di Joseph Ratzinger, il Summorum Pontificum, no? Con cui si dava possibilità al sacerdote di celebrare la messa, unitamente in base a quelle che erano le necessità, le propensioni, la passione, il sentimento, anche al rito riformato di Paolo VI, quindi al rito ecumenico non cattolico. Però su che base? Sulla base, comunque dell'accettazione integrale quindi, di quelli che sono i principi e l'autorità e l'autorevolezza del Vaticano II e delle sue riforme. E anche ovviamente della riforma liturgica di Montini, per loro Paolo VI. Quindi questa era la base. Allora, Ratzinger diceva, sto sintetizzando, tu prete hai un gruppo di fedeli che vuoi proporre a un gruppo di fedeli la messa latina, diceva anche Lefebvre, figurati, poverino, l'esperienza della tradizione. Vabbè, ci sarebbe tanto da commentare, in negativo, ovviamente, in negativo. L'esperienza della la fede non è esperienza, è tutt'altro. Comunque sia, per i pragmatici è esperienza. Lefebvre era un pragmatico, quindi peggio per lui. Comunque sia, Bergoglio che cosa fa? Dice: no, va bene, il motu proprio di Ratzinger non va più bene, va abolito. Ma perché? Ovviamente Bergoglio non è un misericordioso. I suoi atti, i suoi fatti dimostrano che lui agisce in maniera rancorosa, lui colpisce come un cecchino i suoi nemici, mentre in altri contesti, soprattutto con i nemici della Chiesa, si comporta in maniera remissiva, bacia piedi, invita, fa dei salamelecchi incredibili. Vabbè, sarà il suo carattere. Certo, dovrebbe fare questo non seduto usurpando la sedia di Pietro. Potrebbe farli altrove, ma non sulla sedia di Pietro. Comunque sia, veniamo al documento. Quindi lui dice: non è più possibile per i sacerdoti celebrare la messa,
loro la chiamano la messa in latino, il rito di San Pio V, come loro vogliono chiamarla. Anzi, a dir la verità, il motu proprio di Ratzinger, come anche quello precedente di Wojtyla dell'Ecclesia Dei e ancora prima l'indulto, perché questo è un percorso che viene da lontano, parla comunque del rito già riformato di Roncalli, Giovanni XXIII. Non stiamo parlando della messa precedente, quella quindi che c'era fino all'epoca di Pio XII, dove già sotto Pio XII il movimento liturgico di Stramacchio cominciava a inserire delle stranezze, però senza rendere comunque scandaloso l'atto, insomma, il sacrificio e il rito della messa. Allora Bergoglio dice: no, non si può più celebrare in latino. In che senso? Non può farlo più il prete, ma se ci sono un gruppo di fedeli che vogliono vivere l'esperienza della tradizione, possono fare richiesta al vescovo, da quello che mi sembra di aver capito, e il vescovo deciderà che cosa fare. Quindi deciderà quale prete deve celebrare. È tutto studiato, vedi, io la sto facendo facile facile, anche posso sembrare grossolano, però in realtà dietro queste macchinazioni ci sono delle mire ben precise. Adesso Certo. andremo piano piano a sviscerarle. Lui dice: il vescovo deciderà a quale prete affidare questa celebrazione, quando, dove, come e perché. Allora, due cose principali. Punto 1, l'orologio rotto ha segnato l'ora esatta, secondo me in questo caso. Perché? Perché i vari pavoni che nel mondo, in pubblico, lodano Bergoglio e celebrano in comunione con Bergoglio per continuare ad avere i loro agi e privilegi, creano delle comunità locali totalmente indipendenti da quella che è l'autorità per loro. Per me Bergoglio non ha autorità, perché per me è un usurpatore. Io ritengo che la sede sia formalmente vacante, i fatti me lo dimostrano. Quindi quello che fa Bergoglio per me non esiste, è come un fantasma, un ectoplasma, un nulla. E lì il colpo di Stato può avvenire a casa mia, può avvenire in Italia, può avvenire in Germania, il colpo di Stato può avvenire anche nello Stato Vaticano, se vogliamo proprio fare un esempio profano, no? E quindi evidentemente anche lì c'è il colpo di Stato, i fatti ce lo dimostrano. E loro quindi creano questi signori che si sono pavoneggiati con il Summorum Pontificum, ma in tutto il mondo hanno creato delle comunità che davanti hanno lodato Bergoglio, hanno sempre celebrato i preti in comunione con lui, lo riconoscono quanto pontefice, ma poi nei fatti hanno sempre fatto a testa loro. Quindi lo spirito scismatico che è stato introdotto all'interno della Chiesa da Monsignor Lefebvre si è poi propagandato in tutti questi gruppi, gruppuscoli più o meno grandi. E ovviamente quando si parla di spirito scismatico si parla di quel soggetto che, dietro pretesa di difendere la fede, contrappone quella che è la fede o che secondo lui sarebbe la fede a quella che invece è l'autorità. Quando noi sappiamo che da dogma la nostra regola prossima della fede è l'autorità. Quindi non può esistere una fede che per essere salvaguardata deve andare contro l'autorità. E non esiste, è un principio luterano, si chiama libero esame. Comunque sia, Bergoglio coglie nel segno, perché Bergoglio è un cecchino. Bergoglio, secondo me, non me ne voglia male, è un'opinione umana, è cattivo. È veramente una persona altro che misericordiosa, è vendicativo, lo ha già dimostrato in più di un'occasione, in tutta la sua carriera sedicente ecclesiastica, e quindi ha detto a questi gruppi, che sono tanti, ora io sto riducendo, ma in realtà questi gruppi sono tanti, dice: come voi celebrate in comunione con me, vi pavoneggiate di non essere sede vacantisti, come si usa dire oggi per scagliare un sasso o per offendere chi rimane, chi prova a preservare quello che è il dogma cattolico, però poi dopo, dietro le quinte, voi che cosa fate? Voi dite che io non sono papa, voi dite che il papa è Benedetto XVI, quindi Ratzinger, e voi fate come se io non esistessi, e adesso vi punisco, vi tolgo il giochino.
Il giochino è la messa in latino per loro, che la chiamano messa in latino o rito straordinario. Come diceva Ratzinger nel motu proprio Summorum Pontificum, voi potete celebrare il rito straordinario purché voi accettate come cattolico e insindacabile il rito ordinario, che sarebbe la riforma di Montini, Paolo VI, quindi colui il quale ha tentato di distruggere la Santa Messa e in tutto il mondo ha esportato un rito ecumenico che non è cattolico. Ora, a tal proposito, scusami se faccio una parentesi, lessi un po' di tempo fa questo libro fantastico che si chiama Frutto del lavoro dell'uomo, so se si vede. Sì. Sì, io non lo vedo perché non riesco a vederti. Ah, però conosco il libro. Giusto, scusami, Frutto del lavoro dell'uomo di padre. Però il libro lo conosco. È molto 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 bello, molto molto capiente, di padre Anthony Cecada, Pace all'anima sua, riposi in pace. E lui fa un'analisi, avendolo vissuto in prima persona, questo è pubblicato dal Centro Studi Sodalizium, fa un'analisi, avendola vissuta in prima persona, di tutta quella che è stata la trasformazione della liturgia. Ora, io l'ho pubblicato anche su Sursum Corda, una recensione, cerco di mandarla online, ecco qui, adesso tu non lo vedrai Elia, ma sul video si vedrà, quindi bene, io sul sito di Sursum Corda ho pubblicato due belle recensioni, una in italiano e una poi la stessa con la traduzione in inglese, quindi chi vuole approfondire può tranquillamente recarsi sul sito sursumcorda.cloud e approfondire. Ecco, torniamo a noi. E quindi, a proposito di quella che è il rito ecumenico di Paolo VI, allora Bergoglio secondo me fa bene, perché se tu sei il capo, se vieni riconosciuto come capo, se vieni riconosciuto come autorità, beh, è giusto che le persone portino rispetto, obbediscano, facciano quello che tu chiedi loro, soprattutto se tu sei per loro il vicario di Cristo. Ora, ne abbiamo parlato in due lunghissime interviste qualche anno fa, quindi del principio di autorità nella Chiesa e tutto il resto, della questione sul cosiddetto paperetico, insomma, quindi è inutile che ci ripetiamo. Però in realtà questa è una mossa da cecchino che Bergoglio fa benissimo. Lui ci vede molto bene su queste cose, il misericordioso. Poi che cosa c'è? Si denota da questo documento anche. Lui condanna spesso e volentieri, e anche virgolettando, l'espressione la falsa chiesa, se non sbaglio, la vera chiesa. Perché? Perché secondo me questa è un'allusione a tutti quei sacerdoti, come per esempio, insomma, non per volerlo denigrare, come Don Minutella. Io non mi occupo di attualità, li seguo un po' tutti, nei ritagli di tempo leggo tutto, però ovviamente non condivido le loro posizioni, secondo me rientra nel calderone del modernismo, ma senza offesa, ripeto, è una mia opinione. È anche la mia. Io non provo astio per nessuno, veramente cerco di condurre una vita pacifica, guarda, e vivo meglio così. E quindi Bergoglio che cosa fa? Dice, beh, poi ci sono tanti sacerdoti che millantano di essere la vera chiesa, mentre in realtà, e quindi celebrano in latino dicendo di essere la vera chiesa, mentre in realtà non sono nient'altro che degli scismatici. Quindi io li privo di questa messa anche per rimetterli in riga. Allora, poi non voglio andare oltre perché tanto si è detto, credo, a parer mio, l'essenziale. Io devo dire, poco prima di parlare con te, di collegarmi, tolte tutte le peripezie di prima con Linux, l'altro computer, prima ancora avevo letto un pochettino questa lettera di Bergoglio. Non puoi dargli torto perché lui, in questo caso, giustamente, lui ribadisce quello che è il dogma cattolico, un po' come nel documento di condanna, di scomunica che Wojtyla fece a Lefebvre. E lì si ribadisce il dogma cattolico. Io sono il Papa. Il Papa è la massima autorità in terra. Il Papa agisce per mandato di Dio e dietro l'ispirazione dello Spirito Santo nei suoi atti di dottrina, nel culto e nelle sentenze disciplinari, per sintetizzare la cosa,
Voi che cosa fate? Avete approfittato di quella che è stato il favore che vi ha fatto Benedetto XVI, scrive Bergoglio, e questo favore che doveva portare all'unità. Perché? Perché c'erano tante comunità che volevano la messa in latino, che stavano facendo, stavano litigando, stavano creando scissioni, stavano creando problemi e così via, e quindi Benedetto XVI gli fece questo favore. Così lo scrive proprio chiaramente. Ma io sono l'autorità, questo favore che è stato fatto è stato tradito, perché non avete semplicemente celebrato la messa in latino, ma sono diventati dei circoli elitari, secondo il suo punto di vista. Scismatici, dove si divulga appunto l'eresia, sostiene Bergoglio, lo dice proprio chiaramente, perché si sostiene l'idea che il Papa non sia autorevole, che il Concilio Vaticano non sia autorevole, che i vescovi riuniti con il pontefice in concilio non siano autorevoli, possano approvare delle riforme ricche di errori e di eresie. Questo è tutto sbagliato, questo va tutto contro il dogma cattolico. Quindi io punisco questo vostro atteggiamento privandovi della messa in latino. Boh, cosa c'è di sbagliato? È dottrina Però cattolica. si ricorda in questo caso, Si ricorda in questo? Sì, no, no, lui si ovviamente. ricorda in questo caso che, tra virgolette, il Papa e quindi può fare queste cose. In altri casi, invece, ha risposto: chi sono io per giudicare? Bravo, ma Capito? certamente. Quindi, attenzione, però, secondo me, a mio avviso, poi io posso sbagliare. Cioè, non è tanto dal senso letterale delle singole frasi, ma quanto dall'intenzione che c'è dietro. È vero che l'intenzione noi non la possiamo leggere nel cuore delle persone, però la possiamo leggere nei precedenti, cioè ciò che qualcuno ha fatto prima. Quindi, Sì, in Elia. realtà è una grandissima abilità dialettica con le parole, dietro le quali però si nascondono ben altri scopi. Inoltre, vorrei far presente che io personalmente, quindi è una mia valutazione, non un giudizio, ma una valutazione, vuol dire che ci sono arrivato dopo attente riflessioni. Bergoglio, quando noi diciamo Bergoglio ha fatto, Bergoglio non è fatto, Bergoglio è semplicemente un esecutore di ordini che arrivano da ben altri luoghi. Questa è la mia valutazione, dopo naturalmente un po' di studio, anzi tanto. Aver analizzato tante cose, fatti, ricostruito, insomma, questa è la mia conclusione. Quindi forse noi stiamo dando troppa importanza a Bergoglio. In realtà Bergoglio è semplicemente qualcuno che esegue degli ordini. A mio avviso, Carlo, questa è la mia valutazione, chiaramente non è la tua, ma è la mia. Prego. No, due cose, non ho modo di dubitare, né ragione di dubitare di questa tua analisi, perché ovviamente io non conosco i retroscena di determinate stanze, quindi non so se alcune idee o prese di posizioni vengono direttamente da lui o gli sono introdotte in lui tramite in quanto prestanome o portaparola. Sicuramente ci può essere anche questa probabilità, poi se tu lo dici so che non sei una persona pressappochista, quindi sicuramente hai delle fondamenta per dirlo. In merito all'ipocrisia manifesta, quindi anche questo non è un giudizio morale o un giudizio temerario, ma è un fatto, la denuncia di un fatto. L'ipocrisia di Bergoglio, ma è evidente. Io stavo semplicemente analizzando in maniera grossolana e semplice quello che è la lettera di accompagnamento all'ultimo motu proprio, ma di questo spirito di ipocrita farisaico è presente anche in questo documento. È presente anche in questo documento, mi ha colpito perché lui a un certo punto dice che la salve, lui lo scrive proprio, e come dice, sa, quindi prima lancia queste pietre, questi sa, lui accusa i tradizionalisti, li ha sempre accusati di scagliare la dottrina come sassi. No, in questo caso lui prima scaglia tutti dei sassi dottrinali, anche corretti, contro gli individui di queste associazioni, di queste organizzazioni scismatiche o comunque di atteggiamento scismatico. Dopodiché che cosa fa? A un certo punto arriva a dire perché voi in pratica non fate parte della Chiesa.
perché, come dice Sant'Agostino, ci si salva solo nella Chiesa, no? Ora, evidentemente, per una persona che intronizza Pacciamama, ma è proprio l'ultimo degli esempi, per una persona che loda qualsiasi culto, anche quelli più bestiali, più atavici, più sadici, è pazzesco, hai capito? Poi dopo andare a citare Sant'Agostino, ci si salva solo nella vera Chiesa. Ma come? E il Concilio Vaticano II poggia sull'idea che non ci si salva solo nella vera Chiesa, anzi, il Concilio Vaticano II è un concilio contro il dogma cattolico dell'extra ecclesiam. Nulla salus. Beh, allora a questo punto, quando tu introduci questa proposizione in un documento di condanna, poi peraltro alla messa lui scrive di San Pio V, è un pretesto, insomma, dai, parliamoci chiaramente, è una vendetta personale. Oh. Allora, ciò detto è evidente, quindi io assolutamente non lodavo il personaggio, non lo stimo, non mi piace, e come non mi piaceva neanche Ratzinger, peggio ancora Wojtyla, che mentre andava a baciare il Corano, contemporaneamente scomunicava Lefebvre perché non aveva la piena comunione ecclesiale. Ma come? Insomma, tu sei il divulgatore dell'ecumenismo, l'organizzatore della giornata di Assisi, che per intenderci è un'eresia, anzi è un'apostasia condannata apertamente dalla Chiesa. Basta studiare la Mortalium Animos. E poi che cosa fai? Perché non ha la piena comunione ecclesiale? Perché casomai, insomma, ha consacrato qualche vescovo senza il mandato romano, tu lo scomunichi. Quel documento anche di scomunica dottrinalmente è impeccabile. Perché? Perché c'è l'autorità del Papa, viene rivendicata, si espone la dottrina cattolica e quindi si sentenzia perché il soggetto si è comportato in maniera difforme. Beh, però ovviamente lo spirito di ipocrisia è evidente, no? Voi che fate comunella, intanto siete dei marrani, perché loro non sono cattolici, è evidente. Loro non professano la religione cattolica. Se tu leggi il documento del Vaticano II, Nostra Aetate, mi auguro che tu non l'abbia letto, perché altrimenti potresti avere un infarto. In quel documento tutto si scrive fuorché parole cattoliche, cioè si lodano i giudei, ma attenzione, loro giocano molto su questo equivoco. Loro lodano gli ebrei, il popolo ebraico. Però in realtà loro non fanno riferimento al popolo ebraico di Mosè, no? Loro attribuiscono la discendenza di Abramo ai talmudisti di oggi, che non hanno nulla a che vedere con l'ebraismo di Dio, l'ebraismo di Abramo, l'ebraismo di Mosè, insomma, è un'altra religione. In Nostra Aetate si dice che musulmani e cristiani adorano lo stesso Dio, e vedi le persone contrastare Bergoglio quando parla di immigrazione di Islam favorevolmente, sbandierando che cosa? Sbandierando la dottrina di San Giovanni Paolo II e sbandierando la dottrina di San Paolo VI. Ora, San Paolo VI, come lo chiamano loro, in realtà per me Montini, che a parer mio non è santo, non può esserlo, ce l'ha dimostrato. La santità, ci sono dei criteri che dimostrano se un soggetto è santo o non è santo, e sono criteri oggettivi valutabilissimi. Cioè Montini scriveva in Nostra Aetate che musulmani e cristiani pregano lo stesso Dio. Wojtyla, San Giovanni Paolo II, non ricordo dove è andato in Africa nel 1981. La prima cosa che ha detto è stata: San Giovanni Battista benedica l'Islam, protegga l'Islam. Ha baciato il Corano. Ratzinger va a pregare nella moschea togliendosi le scarpe. E insomma, poi oggigiorno queste persone, i fedeli cosiddetti tradizionalisti, per combattere Bergoglio nel suo delirio filo-islamico e immigrazionista, che cosa fanno? Usano come loro patrioti San Giovanni Paolo II, San Paolo VI, Benedetto XVI. Dai, è ridicolo, insomma. Ma perché, Carlo, scusa un attimo, perché non si è capito che questi stanno applicando il principio di gradualità, veramente lo applicano in tutto, il principio di gradualità, cioè fare le cose al momento opportuno, quando i tempi sono maturi. Ciò che fa Bergoglio non sarebbe stato possibile se in precedenza
Ratzinger non avesse fatto le cose che ha fatto, sì, se sì, Wojtyla non avesse fatto le cose che ha fatto, se Montini non avesse fatto le cose che ha fatto. Sembra quasi che dietro ci sia un piano che viene applicato con gradualità, cioè ciò che sta facendo Bergoglio oggi non era possibile ai tempi del pontificato di Ratzinger, e quello che ha fatto Ratzinger non era fattibile ai tempi di Wojtyla, perché i tempi non erano maturi. Quindi se oggi Bergoglio fa le cose che fa è proprio grazie a chi l'ha preceduto. Questo va detto, che non si sono comportati diversamente, hanno semplicemente fatto ciò che i tempi permettevano loro di fare. Sì, sì. Questa è la mia chiave di lettura, caro Carlo. Sì, sì, condivido. Beh, ma ora chi dovesse ascoltare questa intervista, questa chiacchierata più che intervista, potrebbe talvolta rimanere scandalizzato, potrebbe trovarsi a naturalmente puntare il dito contro di te, soprattutto contro di me, che tu come ben sai io non tengo niente, cerco sempre di dire le cose che penso, casomai facendo attenzione ad essere educato, però non le nascondo. Ho parlato tanto, potrebbero puntare, ma vedi questo, ma chi si crede di essere? Poi soprattutto quando c'è di mezzo ci sono dei sentimenti. A me quel Papa piace, io sono innamorato di quell'altro Papa, perché quell'altro Papa è così. No, parliamoci veramente. Qui stiamo parlando di soggetti modernisti, Ratzinger incluso, il quale fu processato per relativismo dogmatico, il quale scriveva libri con Karl Rahner, ma non per confutarlo. I primi libri con Karl Rahner erano di condivisione di dottrina, poi ha fatto anche lui il suo percorso, ma comunque sia non si è mai sganciato dal pensiero modernista, un pensiero modernista di destra, ma sempre modernista. Io ho pubblicato un libro su Ratzinger, tanti e tanti suoi documenti analizzati sia da giovane e sia da cosiddetto pontefice, cioè le bestialità che scriveva da giovane nei suoi libri giovanili, lui pari pari si ritrovano nei suoi documenti da pseudo pontefice, capisci, no? Allora potrebbero puntare il dito, alcuni potrebbero rimanere scandalizzati. Beh, in realtà, signori, questi sono i fatti, no? Ora, chi gioverà da questa lettera di Bergoglio? Beh, certamente la fraternità San Pio X, ovvero i cosiddetti lefebriani, che loro sì trafficano con il Vaticano II da sempre, o quantomeno dagli anni 80, talvolta più, talvolta meno. Fatto sta che tutti i cattolici che erano nella fraternità, i teologi che sostenevano la vacanza del soglio pontificio attuale, furono tutti cacciati, no? Poi chi conosce la storia del tradizionalismo, soprattutto europeo, ha tanto da dire, insomma, ma non è questo il caso, insomma in un'altra occasione ne possiamo parlare. E quindi ne gioverà la fraternità, dove tante persone che vogliono fare l'esperienza della tradizione, hanno sempre fatto, come la chiamano loro, l'esperienza della tradizione, andando alla messa in latino, andranno alla fraternità. Tanto la fraternità oggi dà un abbraccio, domani si gira di spalle, loro trafficano con il Vaticano II da sempre. E quindi, capito, è un po' il gioco delle tre carte, no? Oggi si fa così, sì, domani si fa così, ti tolgo questo, poi ti do quest'altro. D'altro canto loro hanno sempre confessato i fedeli, però Bergoglio solamente da qualche anno gli ha dato giurisdizione. Capisci? È una cosa gravissima. Ora io la sto semplificando, ma un confessore, per dare una soluzione valida in una situazione ordinaria, ha bisogno della giurisdizione che gli viene data dal vescovo, quindi per via mediata tramite il pontefice. Loro hanno sempre confessato in spirito di scisma i fedeli, pretendendo di dare una soluzione vera, una soluzione lecita, una soluzione valida. Vabbè, poi distinguiamo la validità dalla legalità, dalla liceità, questi sono tre principi differenti. Comunque, senza scendere nel dettaglio, solo da qualche anno Bergoglio ha dato loro la giurisdizione nella confessione, solo a determinate condizioni. Ma dico, ma i loro fedeli, ma poverini, ma che cosa devono pensare? È una cosa assurda, è tutto pazzesco. E poi un'altra cosa spaventosa, senza parlare della fraternità e dei loro pseudo tribunali
soprattutto per le cause matrimoniali, ma anche per i chierici, poverini, che insomma sovrappongono dei tribunali della loro comunità ecclesiale a quelli del Vaticano, cose mai viste, mai sentite nella religione cattolica, ovviamente, queste sono cose che fanno gli scismatici, fanno gli eretici, ma c'è un attacco continuo alla famiglia, non da parte loro, non da parte loro, scusami, questo è un altro discorso, adesso mi stavo un attimo perdendo, passando Certo, dai certo. tribunali, sempre rimanendo nel discorso della messa, quindi ci gioveranno loro. Poi si spera, perché nel mondo ci sono tanti preti che celebrano la messa, quindi quella in latino, il rito di San Pio V per intenderci, la messa, perché quella è la messa, in tutto il mondo, e la celebrano non in comunione con coloro i quali l'hanno distrutta, hanno tentato di distruggerla. Ovviamente un papa non distrugge la messa, no? Quindi se lo fa, se tenta di farlo, non è papa, tra le altre cose. E quindi io credo e spero che tante persone andranno anche da questi santi sacerdoti, come per esempio in Italia c'è l'Istituto Mater Boni Consili, ci sono anche altri sacerdoti che celebrano la messa non in comunione con questi signori. Ora, la volgata diffamatoria è quella di puntare il dito, di accusare di sedevacantismo. In realtà noi ce ne freghiamo, perché in realtà questo è il dogma cattolico, quindi dell'opinione umana chi se ne importa, non mi interessa proprio. Anche a Pazienza. me, anche a me, anche a me, anche a me. Altrimenti non sarei qua, a parlare con te e a fare altre cose che faccio. Quindi le cose vanno fatte, vanno dette, poi ciascuno può criticare, dire quello che pensa. Francamente a me non importa, non interessa, perché c'è qualcosa di molto più importante rispetto a queste accuse che vengono rivolte. Insomma, a me scorrono addosso come acqua fresca, anche se come indole sono un po' più focoso di te, ma questa è un'indole, ognuno si porta la sua. Io certe volte mi arrabbio, e lo dico, mi arrabbio, perché di fronte a certe ingiustizie purtroppo non riesco a rimanere così distante da farmele scorrere addosso. Carlo, due parole su questo DDL Zan, e poi magari ci avviamo alla chiusura, perché penso che abbiamo Sì. già fatto un bel po' di minuti, credo, eh. Sì, allora, dovendo parlare del DDL Zan, passerei un attimo a una slide del sito di Sursum Corda, però ne approfitto e lo sto mandando online, Elia, sto mandando in diretta adesso in registrazione, scusami, il Sì. documento, che pubblicò 100 anni fa la Civiltà Cattolica, pubblicò tutta una serie di documenti sull'istruzione permanente dell'alta vendita, e io pubblicai tutto su Sursum Corda con tutta una serie di commenti. È un documento molto lungo, molto dettagliato, in cui il Vaticano, con il suo servizio segreto, individuò e studiò tutti dei documenti che venivano appunto dall'alta vendita suprema, e quindi smascherò il piano dei liberali di voler occupare la Chiesa con dei loro uomini. Quindi il piano parla chiaramente: non bisogna fare la guerra adesso, perché non è più possibile fare la guerra. Ma bisogna infiltrare i nostri uomini imbevuti di spirito liberale per farli diventare preti, per farli diventare vescovi e fino a farli diventare papi. E questo, solo questo, sarà il modo per conquistare quindi il Vaticano, no? Con tutti i suoi averi, con tutta la sua autorevolezza, ovviamente mai con la sua autorità, perché quella è un'autorità che viene da Dio e non viene data a chi non è cattolico. Quindi appunto volevo rilanciare questo documento sull'istruzione permanente dell'alta vendita, mentre invece, già che ci siamo, avevo pubblicato uno studio sul DDL Zan molto sobrio, eccolo qui, la legge tra virgolette Zan al giudizio cattolico, e solo Elia che lo illustro un attimo in diapositiva Certo, a poi video. Carlo, dopo magari Sì. mi invii il link sia della recensione del libro di cui hai parlato prima, Sì. sia di quest'altra pubblicazione che hai citato prima, e più quest'altra. In realtà le posso mettere nella descrizione poi del video e ciascuno va a guardarselo, Oh sì, ovviamente. te ne sarei molto grato. Perfetto. Torniamo adesso a noi. Sì, la legge Zan, bah, tra virgolette, ovviamente.
al giudizio cattolico. Il giudizio cattolico sulla legge Zan è: non è una legge, ma è una misura di violenza. Chi lo dice? San Tommaso d'Aquino. Perché? Perché è una legge che va contro l'ordine naturale, contro la legge eterna e contro il diritto divino positivo. Cioè, molto semplice, la dottrina cattolica ci insegna che quando una legge promulgata da chi governa, quindi da chi ne ha l'autorità per poterla promulgare, va contro l'ordine naturale, o va contro la legge eterna, o va contro il diritto divino positivo, non è più una legge, ma misura di violenza. La legge Zan, cosiddetta tale, vuole imporre il silenzio per chi non condivide la visione pervertita e della società, invertita della società, ma questo non detto con offesa, attenzione, è la verità dei fatti. E la legge Zan vuole imporre ai bambini nelle scuole la formazione all'omosessualizzazione, quindi la teoria di genere, che io ho studiato tanti tanti anni fa, ci ho pubblicato anche un libro, e ovviamente, come sempre, venivo deriso, accusato di neonazismo, accusato di violenza, di omofobia, e chi più ne ha più ne metta, no? Perché quella è poi la classica macchina del fango che queste organizzazioni mettono in piedi quando una persona si prende la briga di andare a studiare un po' la letteratura scientifica e tirare fuori una pubblicazione, insomma, concreta, una pubblicazione non sindacabile a livello contenutistico. Loro dicevano che la teoria genere non esiste. Beh, in realtà gli studi di genere esistono da tanti anni, esistono almeno da 30-40 anni, anche di più. Noi sappiamo benissimo che quando l'APA negli anni 70 iniziò questa strategia di derubricazione del sodomismo come malattia mentale, lo si doveva alle tante manifestazioni anche violente che venivano fatte, alla pressione mediatica che veniva fatta. E purtroppo ormai siamo arrivati alla resa dei conti. La resa dei conti è che l'uomo contemporaneo lussurioso, tutti purtroppo, e non dobbiamo esserlo, bisogna vivere una vita casta, però purtroppo la lussuria la fa da padrone nella società contemporanea e adesso prende definitivamente il sopravvento. D'altro canto, che cos'è la lussuria? La lussuria è un vizio che si contrappone alla virtù della purezza. E cioè, a proposito, sto leggendo proprio adesso, è abbastanza capiente, è un libro fantastico, lo faccio vedere in webcam, si chiama Catechesi cattolica del matrimonio, del padre Noel Barbara, è veramente mattone, nel senso che ha tante pagine, ma affronta l'argomento del matrimonio e della purezza e della castità in maniera impeccabile. E questo libro è stato ripubblicato dal Centro Librario Sodalizium, è un testo che è stato pubblicato le prime volte negli anni 50, se non ricordo male, con imprimatur, e che veniva utilizzato dai migliori catechisti e formatori per appunto formare degli sposi santi, degli sposi cattolici. Beh, e quindi, a proposito appunto della lussuria, io lo scrivo nell'articolo Il giudizio cattolico alla cosiddetta legge Zan, ma non è una questione di puntare il dito contro l'omosessualità, contro l'omosessualismo, che no, è semplicemente che qualsiasi persona che voglia accoppiarsi, quindi insomma, meglio non scendere nello specifico, senza fine procreativo, è un lussurioso, punto, fine, cioè va contro la legge di Dio, ma va contro anche l'ordine naturale delle cose, perché la natura, in quanto natura, ci fa capire, ci insegna che l'atto è un atto che è finalizzato alla procreazione. Oh, fine, punto. Allora è inutile andare lì poi a puntare il dito, a formulare accuse di omofobia su chi è critico nei confronti di questo modo di vivere, no? Non c'entra niente. E in realtà questi signori, come anche i fautori del divorzio, del femminismo, che poi vengono sempre
dalle stesse officine massoniche, parliamoci chiaramente, i finanziatori e gli ispiratori sono sempre loro, sono dei lussuriosi. Cioè loro Certo. vogliono semplicemente legalizzare la lussuria a tutti, secondo tutte le sue più schifose sfaccettature, imporla per legge e addirittura obbligare i genitori a mandare i bambini a scuola a studiare la lussuria, ma roba da matti, è una cosa assurda, non sta né in cielo né in terra proprio, è una cosa spaventosa. Questi sono i frutti anche velenosi del liberalismo. Sì, certo, certo, ma d'altro canto il liberalismo è cangiante, è camaleontico, è multiforme, certo. Uno pensa che nel comunismo non c'era liberalismo, siccome no? Ci sarebbe tanto da dire. Ma io non faccio l'analisi così precisa come fai tu sul DDL Zan, anzi grazie per quei documenti che pubblichi e poi manderai il link, così saranno veramente utilissimi da studiare. Io sono un po' più terra terra e il DDL Zan lo riassumo in questa rima: in nome della libertà io posso parlare e tappare la bocca a te. Sì. Questa è la libertà, è la libertà in derivazione francese, che poi derivava da tutta, insomma, l'hai fatto prima tu la ricostruzione. Sì. E con questo DDL che vede un Parlamento impegnato come se fosse l'emergenza dell'emergenza, eccetera, eccetera, la cosa che stanno facendo è cancellare 2000 anni di civiltà. 8-900 persone che si prendono questa grande responsabilità, non solo davanti agli uomini, ma di fronte a Dio, di cancellare oltretutto 2000 anni di civiltà. Tu pensa a questa gente che cosa sta facendo, ma se ne rendono conto? Loro hanno... Purtroppo vivono di passioni disordinate, e le passioni disordinate, Dio non voglia, potremmo averle tutti quanti. Loro però ormai vivono una realtà che secondo me è aliena a quella che è la retta ragione, a quello che è il buon senso. Vivono di contesti particolari, di vanagloria, di piccole becere soddisfazioni umane senza alcuna rilevanza morale, anzi immorali, antimorali. Io non ho fiducia in nessun individuo della classe politica, ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Io credo che la sentenza del non expedit di Pio IX e successivamente del non expedit proibizione mi importa di Papa Leone XIII siano quanto mai attualissime. Non conviene né votare né candidarsi, perché tanto il sistema è strutturato per autodifendersi da chi è una brava persona. Ora la brava persona, per quella che è l'osserva, per chi osserva il catechismo, per forza è una brava persona. Se poi si impegna un po' di più e studia anche la teologia politica, allora poi può diventare un grande politico, un grande condottiero, d'altro canto come ne abbiamo avuti tanti nell'arco dei secoli, che hanno fatto grandi cose. E basti pensare, ultimamente la Chiesa ha ricordato l'imperatore Enrico, se non sbaglio era il marito di Santa Cunegonda, se non ricordo male, ma ne abbiamo avuto tanti, Santo Stefano, tanti d'Ungheria, tanti, tanti, tanti. E allora San Luigi IX di Francia, tutti grandi uomini. Niente, quando una persona studia il catechismo, è brava, osserva la legge di Dio, prega, va alla messa, ovviamente alla messa cattolica, poi se si può impegnare un po' anche a studiare la teologia politica, può diventare molto molto utile alla causa di Dio, ma che poi è la causa dell'essere umano, perché Dio non è che ci dà delle leggi da osservare così perché è uno squilibrato, è un paranoico, è un fissato, che tutto ciò che Dio dice fa bene all'uomo. Molto semplice. Ogni singolo peccato dell'uomo è una frattura
nell'ordine delle cose. Ogni singolo peccato, oltre a essere un'offesa a Dio, essere perfettissimo. C'è anche un'altra cosa che volevo consigliare, se mi consenti. Prego, prego, vai Carlo. Ce l'ho da tanto tempo, è molto mal ridotto. È il mio libro di preghiere, sempre del Centro Studi Sodalizium, perché quando ho chiesto su Facebook a qualche amico, insomma, di darci qualche consiglio per parlare oggi nella registrazione, è stato chiesto anche del rosario. Beh, su questo libro, nelle devozioni alla Madonna, c'è tutta un paragrafo, un capitoletto dedicato al Santo Rosario, no? Santo Rosario in breve commentato con tante altre devozioni alla Vergine Maria, una breve storia anche del Santo Rosario. È molto utile. Sono dei piccoli, ora il mio è distrutto, scusatemi. Sono dei piccoli libri che però hanno un valore inestimabile al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi, come dicevamo l'altra volta, gira solo spazzatura. Beh, quando qualcuno come l'Istituto Mater Boni Consigli, il Centro Sodalizio, pubblicano dei libri buoni, è molto molto bello anche il libro sul matrimonio, incredibile. Il libro sul matrimonio spiega tutto, dalla A alla Z, scende anche per la prima volta, perché la teologia morale ovviamente per tante ragioni non scendeva in determinati dettagli che riguardano, capito, più la sfera materiale privata dei coniugi, no? Ci siamo intesi. E quando scendeva in questi dettagli lo faceva in latino, ovviamente, quindi tu trovavi questi trattati, io ce ne ho parecchi, dove anche nelle traduzioni più recenti sono tutti in italiano, tranne che alcuni capitoli che riguardano se sono in latino, e ovviamente tu capisci che quelli sono quei capitoli in cui si parla di sesso, di come regolamentare la vita sessuale. Questo libro invece in italiano spiega tutto, anche come regolamentare la vita sessuale degli sposi, cosa si può fare, cosa non si può fare, come ci si deve amare per piacere a Dio. No, no, veramente ben fatto. Adesso me ne rimane ancora parecchio da leggere perché ho iniziato da poco, lo leggo la sera quando rientro da lavoro nei ritagli di tempo, però veramente un gran bel libro, tra l'altro molto bello. Sì, lo conosco come libro. Sì. Ah, bene, molto bella anche l'introduzione, dove si riportano tutti i documenti di encomio in copia anastatica che vennero fatti all'autore da tutte le principali autorità dell'epoca, e poi c'è anche tutta la narrazione che fa l'autore per riuscire ad ottenere l'imprimatur, tutti, perché già negli anni 50 il modernismo, insomma, era lì che serpeggiava un po' quasi ovunque, aspettavano solo la morte di Pio XII, che è stato l'ultimo papa, no, in quanto cattolico. E quindi l'autore racconta un pochettino tutte le peripezie che ha passato per riuscire a far ottenere l'imprimatur, e anche in questo caso gli ipocriti, i modernisti che sono degli ipocriti, davanti lo lodavano all'autore: oddio, che bel libro, grande, fantastico, non ce n'erano prima. Poi quando lui chiedeva l'imprimatur, beh, sai, però l'imprimatur non possiamo, perché insomma è una dottrina un po' antica. E invece poi vedi la provvidenza, lui, se non sbaglio, scendendo dalla Svizzera, incontrò, se non ricordo male, sul treno un vescovo che alla fine gli rilasciò immediatamente l'imprimatur, perché aveva sentito parlare del libro, aveva letto le critiche, tutti i commenti positivi, poi credo anche il libro sicuramente. Il padre è l'autore di questo libro, poi tra l'altro, se vogliamo dire un qualcosa, lui ha sempre celebrato dopo il Vaticano II la messa, quella cattolica. Lui ha vissuto proprio la trasformazione, ha sempre celebrato la messa cattolica, lui non ha mai riconosciuto l'autorità, quindi in chi aveva appunto provato a distruggere la messa. Lui dice: se tu vuoi distruggere la messa non puoi essere papa, e altrimenti che senso ha il papa? Il papa deve difendere la messa, non la deve distruggere. E quindi lui ha sempre celebrato la messa in latino per tutta la vita, fino alla morte, pace all'anima sua. Anzi, come sempre io domando sempre di pregare, casomai, per le anime di tutti questi santi autori, e anche per le anime di chi vive ancora, anche per le nostre, magari, se ci arriva qualche preghiera. Sì, ne abbiamo tutti bisogno, sì. Male non fa. Carlo, chiudiamo con una parola di speranza. È una frase di speranza. La frase di speranza, caro mio, è che se siamo qui a parlare e c'è già tanto da sperare per come va la società. Sì, io l'ho detto già in altre occasioni, per me questi si schianteranno rumorosamente e drammaticamente per loro. Ma questa è la mia profonda convinzione.
Staremo a vedere. Perché quando tu vai a toccare tutti questi aspetti naturali, e allora arriva un certo punto che non sei in grado più di gestirle tutte insieme queste cose. Inoltre, la velocità con la quale stanno proseguendo è effettivamente troppo elevata. Quindi io mi aspetto o che fondano il motore o uno schianto veramente rumoroso e drammatico. Ma Oltre al fatto che Dio non ci abbandona, chiaramente. quello no, quello no. Quello possiamo stare tranquilli. E al massimo, se diventiamo comunque vittime di questi tiranni, Dio ci darà tutti gli strumenti per, con il nostro impegno, santificarci. E d'altro canto, di pene temporali ne dobbiamo espiare tante. Appunto. Che Dio ci Va bene, perdoni. Carlo, io ti ringrazio per la Ma disponibilità. figurati. È stato molto interessante. Io ti ho ascoltato veramente con grande piacere, così mi auguro anche chi seguirà questo video. Che saluto, naturalmente saluto chi ci segue, saluto e ringrazio anche te e alla prossima puntata. Grazie Grazie, ancora, grazie Lia, Carlo. Dio ti benedica.